Buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione del romanzo di Vincenzo Celano, L'animale a sei zampe. 4 anni fa, in questa stessa sala, è stato presentato il suo saggio La pentola dell'esistenza, una raccolta di 1000 più proverbi e sentenze castellucesi che ha suscitato interesse e curiosità nei lettori, offrendo loro una chiave di accesso alla comprensione della nostra civiltà, del nostro modo di pensare, di relazionarci con le cose e con... C'è rumore? È disturbato qualcuno? È chiara la voce o... Adesso magari mi metto più distante. Franchi! Passato un po' il volume. Vieni a manovrare, esperto di tecnologie. Come? E cose storchiate. Va bene. Sì. Bravo. Quindi, sì. Prova a parlare. E quindi una chiave di accesso alla comprensione, dicevo, della nostra civiltà, del nostro modo di pensare, di relazionarci con le cose e con gli altri. Ed ora eccoci di nuovo insieme a condividere e conoscere un'altra importante, significativa sfida culturale di Vincenzo Celano, L'animale a sei zampe. Un romanzo di straordinaria suggestione, appena pubblicato da una nascente casa editrice di Policoro e di Grafirma. All'incontro sono presenti, oltre all'autore, lo scrittore e giornalista Andrea Di Consoli, l'editore Antonella Sant'Arcangelo e il celebre attore lucano Antonio Petrocelli. Vincenzo lo conosciamo tutti. È un intellettuale affabile, con il gusto dell'ironia, apprezzato sulla scena culturale regionale e anche nazionale per le sue numerose produzioni letterarie. Al suo attivo oltre 1 migliaio di pubblicazioni tra racconti, saggi, testi poetici, articoli di giornale che gli hanno consentito di ricevere diversi premi, il più importante dei quali la medaglia d'oro alla carriera letteraria da parte del Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo. Ma Vincenzo Celano non è solo un giornalista e un romanziere, è anche un eccellente guida ambientale. Da alcuni anni condividiamo con un gruppo di amici il piacere delle passeggiate in montagna. Le escursioni sono un'esperienza corroborante di cultura e di umanità, come i buoni libri. E il romanzo di Vincenzo Celano lo è senza dubbio, lo ritengo uno dei migliori lavori narrativi realizzati nel corso della sua carriera letteraria. Lo si legge di gusto e con profitto, produce anche un forte impatto sul lettore, specie quando, sfogliando le pagine del romanzo, ci fa entrare nella memoria di un tempo scomparso e ritrovato, fatto di eventi concreti, reali, che l'autore rievoca con uno stile efficace e carico di passione. Vincenzo, questa è la sensazione che io ho avvertito personalmente leggendo le pagine del tuo romanzo, centrato sulle vicende di una famiglia patriarcale della nostra comunità vissuta nella prima metà del secolo scorso. Un reportage di fatti storici che scorrono dalla memoria del narratore facendosi specchio della civiltà, della nostra civiltà rurale, popolare, delle nostre radici. Il furto di una cavalla e il filo conduttore su cui l'autore costruisce i tanti episodi della sua gente, pezzi di esistenza che trasmettono emozione, calore, senso di tensione. Considero, Vincenzo, il tuo romanzo un omaggio appassionato alla nostra terra. Bene, finisco qui la mia breve premessa e do subito la parola a Vincenzo per un saluto ai presenti. Bene,
grazie a Francesco. Ho l'impressione che sia stato eccessivamente generoso nei miei confronti, dato il rapporto che ci lega. Comunque, grazie a tutte, alle persone che sono presenti qui, e vedo che ogni volta che accade un episodio del genere mi accorgo che mi fanno diventare profeta in patria, perché di solito nessuno è profeta in patria, però vedo la partecipazione appassionata della gente, e quindi significa che si interessano alle mie cose. Quindi ringrazio tutti per la partecipazione, ma grazie, devo dirle, anche all'editora, conosciamo un neologismo, all'editora, per la sua grande passione, perché abbiamo lavorato, perché un libro si scrive, ma poi ci vuole la messa a punto, la famosa operazione di editing, cioè si fanno degli interventi concordati con l'editore, quando l'editore ha questa passione di intervenire sul testo per migliorarlo. Io mi sono accorto degli incontri che ho avuto ripetuti con Antonella. È stato un po' casuale l'incontro, perché il 10 febbraio scorso era caduta la neve, non erano arrivati i giornali a Castelluccio Inferiore, però sapevo che padre Leporace, il direttore del quotidiano, mi aveva pubblicato una poesia che era dedicata a un somalo arso vivo, e allora io mi adoperai per avere le copie, perché sapevo che c'era questo il mio lavoro, e fece la felice scoperta, perché mi piacque il fatto che, di trovare l'intervista a questa giovane che aveva deciso di spendere la sua professionalità acquisita presso la Palomar di Bari, che è una storica casa editrice, che dopo la sparizione del titolare, lei, ecco, si è reso conto che poteva spendere la sua professionalità in qualche cosa di utile alla nostra regione, perché le altre case editrici ci sono, ma diciamo, secondo me, sono superate dal tempo. Allora acceso il mio interesse le cose che dicevo, dico, ma questo probabilmente lo fare sul serio. Allora, spontaneamente, perché tutto quello che nasce dalla terra mi sta a cuore, io le ho fatto un'email congratulandomi, che soprattutto per quello che era un po' l'itinerario che voleva percorrere, e così scambiamo, e venne fuori che avevo questo scartafaccio del tiretto che avevo scritto in una delle ultime estate, così. E allora lei disse, cioè, mi piace, possiamo lavorare, abbiamo cominciato a lavorare, quindi lei ha dimostrato, oltre che passione, questo spiccato senso della professionalità, per cui almeno da questo punto di vista, come dire, grafico, mi sembra una cosa ben riuscita. Sul contenuto non sono io quello che posso parlare di queste cose, perché ci sono altre persone che lo faranno per me. E ovviamente, dopo aver ringraziato, devo ringraziare queste due colonne della cultura nazionale, Andrea Di Console, che è sempre generoso, e parte, lancia e resta, perché lui, qualcuno ha detto che è il Pasolino Lucano, io ci credo che sia forse, non è niente esagerato, perché lui è uno che, prima cosa, secondo me, è un illuminista, uno che vede le cose molto lucidamente e che non ha paura di dire quello che pensa. E quando si rivolge ai politici li bacchetta e rimprovera ultimamente di questa assenza di sperdutezza, ecco, questa è il coniglio di questo vocabolo, la sperdutezza in cui ci troviamo noi lucani, cioè questa forma di straniamento, di assenza del futuro. E ovviamente una grande responsabilità ce l'hanno con i politici, però una grande responsabilità ce l'abbiamo anche noi, perché spulciando in una poesia di Andrea ha scritto, c'è un verso che mi ha colpito, perché i poeti arrivano prima dei saggisti, magari una scheggia del loro poetare illumina l'immenso, come diceva un altro grande poeta.
Forse non abbiamo fatto altro che educarci con gioia alla sconfitta. E questo forse è una delle grandi colpe che abbiamo noi, quello di non aver fatto altro che educarci con gioia alla sconfitta. E questo perché, secondo me, molti politici dovrebbero trovare il vuoto quando vengono qui. Perché tutto sommato aveva ragione quello che diceva Claudio Bisi al Festival di Sanremo, disse, a casa degli italiani, disse, non faceva quello che diceva invece il comico isterico, perché è un comico isterico, perché ne vuole fuggire, non vuole seguitare. Bene, lui diceva a casa i politici, no, a casa gli italiani, ne sono d'accordo, perché sono gli italiani che mandano certi governanti sbagliati. E qualcuno, intervistando qui Francesco sul quotidiano del mio papà, io ho chiarito, guarda che l'animale a sei zampe non è il petrolio, perché in Basilicata, strada, caso vuole, che il petrolio non è una risorsa, anzi è un grave danno, sia per le reality che sono una miseria di fronte a quelle che pretendono i popoli scandinavi, per 10 volte di più. E poi perché, insomma, è una regione mal governata, per cui potrebbe essere anche una regione felice, non lo è, perché le risorse purtroppo non producono per gli abitanti. E poi l'altra colonna della cultura è il nostro Antonio Petrocelli, il quale, naturalmente lo sapete perché se ognuno di voi guarda la televisione, lui è un teatrante che si definisce in una certa maniera bella qua dietro su questo libro che ha anche scritto, però è un teatrante, non solo cioè un attore di teatro, ma anche un teatro di cinema, ha recitato con i migliori registi italiani e nello stesso tempo sapete che ha fatto Il Mammo e anche ha fatto La Famiglia Cesarone, che è un po' è questa telenovela che è molto molto popolare. Quindi qui stiamo molto bene, io lo devo ringraziare e soprattutto per la generosità, perché questa è stata una decisione spontanea, sono stato loro che hanno voluto fare questa cosa qui, e questa è una cosa che mi commuove. Grazie. Preferisco non avere il microfono. Va bene. E stare alla luce. Per questo sgarro, non solo tra Santuccio e Generoso, ma anche tra le famiglie dei due, l'amicizia si era cangiata in fulgine e il rancore durava ormai da anni. Generoso non si sarebbe mai seduto a quel tavolo se non fosse arrivato tardi alla festa e gli amici, a una voce, non lo avessero sollecitato a mettersi accanto a loro in quell'unico posto. Tra sugosi mangiari e abbondanti libagioni, l'animazione dei commensali crebbe sempre di più. Santuccio e Generoso, benché sedessero quasi di fronte, non si erano per nulla guardati. Alcuni dei commensali se la parlarono. Quella pugna non aveva più ragione di esistere e tra i due bisognava mettere pace. Fecero in sordina circolare la voce. Quando il fervore conviviale si trovò al massimo dell'intensità, quelli che si erano tacitamente intesi di far riconciliare i due si scambiarono una complice occhiata e, alzatisi di botto, afferrarono le mani dei due avversari e le fecero congiungere alla maniera di come facevano i sensali nelle fiere di bestiame per far concludere il negozio tra venditore e compratore. Santuccio, che era corto di statura, preso dall'emozione, si stirò con tutta la forza nel tentativo di raggiungere e abbracciare all'altro lato del tavolo Generoso, che era una pertica. Ma la larghezza del tavolo glielo impediva. Pensò allora di manifestargli in altro modo il piacere della pacificazione. Ficcò la mano nella tasca della giacca dove erano i confetti con l'anima di mandorla. Nel suo immaginario, il dolce dei confetti era la dolcezza dell'amicizia ritrovata e col palmo semichiuso gliene insaccò uno in bocca. Tradimento! Fu l'urlo di Generoso come di bestia scannata. Traditore! Gridò ancora. Sei stato sempre un caino, ma mo te lo imparo io come si campa sulla faccia della terra.
e sarebbe saltato tra l'altro lato del tavolo se uno dei commensali non avesse prontamente afferrato e trattenuto e un altro non gli avesse coperto la bocca, quasi soffocandolo, per evitare di mettere irrimediabilmente il subbuglio nella festa di Antonio e Maddalena sposi. Il caso, balordo e prudente, aveva voluto che Santuccio, nella foga dell'abbraccio, avesse afferrato, invece di un confetto, una pallina di naftalina che si trovava in tasca, a difendere, vita natural durata, il vestito di panno dal morso delle palme. Antonio Petrocelli, oltre ad essere celebre per, come attore, è anche popolare per aver curato la traduzione olandese dei versi di Albino Pierro. Ecco, questa nota andava diffusa. Proseguiamo allora i lavori con l'intervento dell'editore Antonella Sant'Arcangelo. Come ha detto, è una giovane intellettuale, Vincenzo, che ha avuto il coraggio di aprire una casa editrice in Basilicata in una fase storica per nulla felice, caratterizzata da una crisi economica che paralizza anche la produzione di beni primari. E il romanzo di Vincenzo Celano è il primo libro di narrativa che Antonella ha voluto lanciare sul mercato editoriale, scommettendo sul valore dell'opera e sul prestigio dell'autore. Antonella, perché il grafema e poi perché hai scelto appunto la Basilicata, che è una terra anche ostile alle innovazioni progettuali in campo editoriale culturale? Ricordo, subito. Ecco. Salve a tutti. Innanzitutto, dalla lettura potete vedere perché abbiamo scelto Vincenzo Celano. Ci siamo anche molto divertiti durante la fase di dei nostri lavori di editing, di costruzione e ricostruzione, e per noi è stato dare un senso anche alla nostra scommessa, avere meglio immediatamente anche una risposta, ritornare alle origini. L'aver ricevuto quell'email dal nostro Vincenzo Celano in quei giorni di subbuglio, un po' di imbarazzo, un po' di novità, di ansia, perché comunque è stata un'avventura, per quanto avessi un'esperienza alle spalle, però comunque un'avventura anche imprenditoriale e culturale, quindi sicuramente di un certo peso. Ricevere una pacca sulle spalle da parte di una persona adulta, di una persona dell'intelligenza e poi, come abbiamo notato, dalla scrittura raffinata, sicuramente è stato un buon auspicio per il nostro lavoro. Due brevissime parole su Edigrafema, perché innanzitutto siamo qui per l'animale a sei zampe. Edigrafema quindi è nata dal grafema, la scelta di questo nome perché il grafema è l'unità non suddivisibile, se non esistessero le lettere, quindi le sillabe, le parole, quindi le frasi, non potremmo esprimerci, non potremmo avere i racconti. E quindi un ritorno alle origini della scrittura, ma anche un ritorno alle nostre origini. La mia formazione, io sono stata una fuga dei cervelli al contrario, mi sono preparata tra Bari, Roma, per poi ritornare nella mia terra. Che non è vero che una terra fatta soltanto di silenzi, il Metapontino e i vari comuni della mia zona è nota come le terre del silenzio, ma il silenzio può essere davvero interpretato in tantissimi modi, può essere riflessione per poi dare origine ad una casa editrice. La casa editrice, stiamo cercando di creare un luogo di accoglienza, non a caso probabilmente si chiama casa editrice, l'idea è quella di creare un luogo dove si possano incontrare persone che portano la propria esperienza, la propria vita, e Vincenzo ci ha portato dai boschi ai suoi setter, ci ha portato il profumo degli anni 70, quell'odore acre della paglia e del fieno di cui l'animale a sei zampe si nutre, perché non era soltanto la giumenta, ma era anche il capitano che viveva di quelle cose. Sicuramente ci ha dato un segno importante, ha trasformato quella che è l'idea del ricordo in memoria, che penso sia poi un discorso valido davvero nel vivere, nella storia umana di ciascuno di noi. Se semplicemente ricordiamo degli episodi, probabilmente il giorno dopo ricorderemo dei particolari, ma non l'essenza di un avvenimento, di una circostanza.
l'elemento complicato, complesso è farlo memoria, cioè farlo rivivere. Il ricordo è lì, messo su come un soprammobile, rigido, immobile. La memoria è viva oggi, qui. E Vincenzo Celano mi ha insegnato personalmente e attraverso la sua storia, il suo animale a sei zampe, proprio questo. La nostra collana di narrativa si chiama Luci in città, quindi abbiamo acceso un faro, una prima luce che meritava di essere messa per iscritto, perché parte da Castelluccio, ma io credo vada oltre i confini regionali lucani, ma altri confini territoriali. Perché si parte dalla terra, dalla natura, dalle cose fondamentali che sono universali, credo siano valide davvero ovunque, non soltanto nel nostro territorio. E quindi la scelta di cominciare, perché abbiamo anche, stiamo cercando di con serietà di scegliere i libri che a nostro umile parere meritano di essere pubblicati, quindi molti altri manoscritti probabilmente non vedranno la luce con Edigrafema. L'animale a sei zampe l'ha meritato per questo, perché offre un patrimonio che può essere valido per me, giovane trentenne, ma anche per le nuove generazioni. Possiamo guardare avanti, ma i piedi ben saldi nella terra che i nostri setter calpestano. Abbiamo in comune anche un cane. Grazie a Vincenzo di aver scommesso, di averci dato davvero un buon augurio, un buon auspicio per la nostra avventura. Grazie. Amatissimo cugino, ti scrivo un'altra lettera per farti sapere che cosa si fa qui. E io sono molto dispiaciuto che ti hanno mandato in un'altra montagna. E quindi tutti i giorni io penso sempre per te. E tu mi devi far sapere che lavoro ti fanno fare, se fai lavoro pesante oppure fai lavoro leggero. Caro cugino, ti farò sapere che io ho pisato quelle grenne che ho fatto al pagliaro mio. E ho pisato al capo, all'aria di Flavia, e ho pisato il 29 luglio e ci ho fatto 5 tombole di grano. Ti faccio sapere una cosa importante. La signorina che sta vicino alla mia casa, che tu lo sai, e quindi la vengono a trovare molti giovanotti, una sera a casa era solo la signorina e la porta della signorina era aperta, e appena che arrivava il giovanotto, la signorina chiuse la porta e se ne vanno dentro a fare il solito mestiere. E io, furbamente, lo spiò per il percorso della porta. E ho visto tutto. Ho visto ciò che loro facevano. Si palpavano e si accarezzavano uno con gli altri. Poi ha venuto la madre e hanno finito di fare quei giochetti. Carissimo cugino, ti farò sapere tua cognata Maria Giuseppe e tua sorella Annunziata e mia zia Grazia. Hanno andato tutte e tre ai bagni di Maratea e ci hanno portato anche i fanciulli di tua sorella Francesca. Verso le 11 di agosto ci devono andare anche tua sorella Francesca e Maria la Magara ai bagni. E devono andare a vedere come si sta a Maratea. La casa che ti stanno devono pagare la somma di 230 per 26 giorni. E ti può sapere che i tuoi genitori hanno pisato solo un giorno. Abbiamo gettato una mezza meta che abbiamo fatto 10 tomoli e mezzo di grano. E ti farò sapere che tuo padre al pagliaro di sopra ha fatto una bella casa. La camera da letto l'ha fatta, il cemento armato, ma solo il tetto piancato. Il piancato viene fatto all'anno. Caro Antonio, ti raccomando di scrivermi subito appena che ti arriva questa lettera. E non mi deve mandare carta vagante. Mi deve far sapere ciò che si fa all'orto e che lavoro fare e se la notte stai dentro a qualche baracca oppure dentro una casa di pratica e se stai freddo o caldo. Non ho più che dirti. Gradirai i miei più affettuosi saluti di mia madre e anche dei tuoi genitori e mando una santa benedizione e salute dai tuoi fratelli e sorelle, cognate, zio, e da me una stretta di mano e un abbraccio. E sono il vostro affezionatissimo cugino.
Crispino Antonio. Petroncelli, ascoltiamo ora Andrea Di Consoli, uno scrittore di Rotonda trapiantato a Roma, dove lavora nel campo editoriale e letterario. Andrea collabora con diverse testate giornalistiche nazionali come Il Messaggero, Il Tempo, Il Riformista, Il Mattino. Collabora inoltre a diversi programmi radiotelevisivi di Rai 1, Rai 2, Rai International e Rai Cinema. Ma tengo soprattutto a sottolineare che Andrea è un poeta, saggista, romanziere che ha una grande passione per la propria terra, scandita da un impegno civile molto forte. Lo documentano, tra l'altro, lo ricordiamo tutti, le sue più importanti inchieste giornalistiche su fatti di cronaca locale di interesse nazionale, come la vicenda dei fidanzatini. Ecco, dei fidanzatini di Policoro, uccisi Luca Orioli e Andreotta, Marirosa Andreotta, uccisi in circostanze ancora misteriose, inquietanti, in uno scenario di intrecci con i poteri forti della comunità lucana. Andrea è stato vincitore del premio Basilicata del 2008 e autore di diversi romanzi, ne cito solo alcuni: Il padre degli animali, La curva della notte, La collera, pubblicati dalla Rizzoli, romanzi che hanno destato ampio consenso nei lettori. A te la parola, Andrea. Grazie. Buonasera a tutti, mi alzo perché con la voce bassa, magari stando in piedi arriva meglio. Allora, permettetemi innanzitutto di dire una parola sull'editore, perché la storia editoriale di Basilicata è una storia, diciamo, con una sola presenza fondamentalmente autorevole nell'ultimo secolo, diciamo, no? L'edizione Sanna di Venosa, che sono un pilastro, diciamo, sono stati fino a un certo punto, poi non so cosa è accaduto, ma insomma. Mi sembra che sia l'unica realtà forte editoriale di Basilicata, poi ce ne sono state e ce ne sono anche altre, penso per esempio a Carice Editore e ad altri, però è una storia debole, è una storia marginale, diciamo, non c'è mai stato un editore con un peso nazionale come per esempio è accaduto in Puglia con La Terza, oppure in Calabria con Rubettino e Donzelli, in Sicilia con il Sellerio. Anche la Campania ha qualche problema, diciamo, no? Anche la Campania ha qualche problema. Basilicata ce n'ha più degli altri per un fatto sicuramente demografico, no? Perché un editore che è radicato sul territorio deve avere innanzitutto un mercato interno. Qui il mercato è debolissimo, insomma, no? I dati di lettura, sulla lettura, i dati sulla presenza delle librerie sul territorio sono sconfortanti, diciamo, o meglio. Sono quelli che sono, dopodiché ognuno dà la lettura che vuole e che preferisce, si può anche convergere, si può anche decidere di convergere che la cultura non serva a nulla e che sia semplicemente un problema, no? Che sia anzi un fardello inutile. Io sono disposto a discuterne, non ho pregiudizi a riguardo, diciamo, no? Però sta di fatto che la Basilicata ha questo problema, quindi tanti auguri Antonietta per questa tua intrapresa, vieni da una realtà, una Paloma dove io ho esordito, quindi ho anche una nostalgia, diciamo, del luogo, no, nostalgia di quello che ero io da ragazzo, diciamo, era una realtà che frequentavo, quella Bari, una realtà anche tumultuosa, diciamo, anche un po' delirante a volte, no? Però era molto vitale e ricordo anche con affetto Gianfranco Cosma, che purtroppo ho saputo più, insomma, che era come dire un disperato meridionale che voleva fare le Einaudi al sud e che si ritrova a farla in una realtà dove non c'era mercato, dove non c'era un'intelligenza forte, dove non c'era tutta una serie di cose che invece c'erano a Torino, dove le Einaudi era diventata quella che era diventata anche grazie a una società civile forte, a una classe intellettuale forte, a una politica forte. E quindi era un uomo che era costretto a fare dei salti mortali per portare avanti questa casa editrice. E mi fa piacere dunque che questa casa editrice sia sorta. Come dire, abbiamo bisogno
di rigore editoriale, io ho bisogno di scelte anche che valorizzino le scritture e i temi locali, però sempre con un occhio rivolto alla qualità, all'estrema qualità, perché io dico sempre che la globalizzazione funziona nel momento in cui tu hai un prodotto estremamente riconoscibile, estremamente anche radicato, anche caratterizzato geograficamente. Poi dopo questo prodotto può andare nel mondo, però deve avere una sua perfezione. Faccio sempre l'esempio dell'Aglianico del Vulture, che bevono in tutto il mondo, ma di fatto è un prodotto locale che diventa mondiale perché è un buon prodotto. Se non fosse un buon prodotto non andrebbe al di là del Vulture e Malfese, insomma. Quindi anche i libri hanno bisogno di questo tipo di rigore, questo tipo di illuminazione proprio nelle scelte. Beh, credo che l'edizione Osanna di Venosa, al di là di alcuni limiti, diciamo, storici, però credo che sia un punto di riferimento anche per te, no? Che inizi questa avventura in Basilicata. Quindi, fatta con passione, con intelligenza e con tenacia, è un percorso che si può fare e che farai, sono certo che farai. Detto questo, arriviamo a Vincenzo. Allora, L'animale da sei zampe è un romanzo per me molto complicato, perché ovviamente io non lo leggo in maniera bozzettistica o impressionistica come un insieme di aneddoti o di storie sulla nostra realtà, insomma, quello che mi interessa francamente poco. Mi interessa poco anche per un fatto mio personale, perché sono tutte storie che conosco, poi ognuno vuol dire cambiano i personaggi, cambiano le coloriture, cambiano le scenografie, ma tutto sommato vuol dire sono storie che personalmente, no, conosco. Non c'è una storia eclatante qui, no? Quindi per me è un romanzo molto complicato e proverò a spiegare le ragioni, diciamo, complicato criticamente, si intende. E vorrei partire proprio da un tema che mi sta molto a cuore, da un punto di vista critico, che è il nesso fra geografia e letteratura, che è un tema cruciale, un tema fondamentale, di estrema complessità. Oggi si tende a valutare la letteratura con parametri estremamente astratti, generici, che tendono a confluire in quella categoria di universalismo, diciamo, che è l'universalismo. E invece la letteratura continua ad essere legata a un territorio preciso, a una storia precisa, a una terra, un ethos anche, no? un ethos particolare. Ed è imprescindibile da una lingua, imprescindibile da un inconscio collettivo, da un eco. Ogni scrittore si porta dietro un eco, insomma. A volte, stranamente, gli scrittori che più riescono addirittura a conquistare i mercati internazionali, questa appartenenza è come sfumata, è quasi, no, inafferrabile. E invece io continuo ad amare molto gli scrittori che hanno questo tipo di caratterizzazione, no? Questo tipo di legame con un ethos e con un territorio preciso. E qui arriviamo al tema che vorrei affrontare, cioè la Valle del Mercure, il posto nel quale noi ci troviamo, storicamente non ha mai avuto una letteratura importante. Non ha mai avuto testimonianze letterarie, è un territorio distante dalle rotte del Grand Tour, è un territorio distante dalle narrazioni, eccetera, eccetera, insomma. Mi siedo un attimo perché sto sudando, quindi. E quindi è un territorio che non ha questo tipo di tradizione letteraria. In questo senso potrei dire che L'animale a sei zampe di Vincenzo Cerano è il primo romanzo storico che noi abbiamo su questo territorio. Ed è un territorio che ha delle particolarità abbastanza evidenti. Nel senso che, se noi confrontiamo il romanzo di Vincenzo Celano con altri romanzi che provengono dal territorio lucano, noi ci accorgiamo subito di una cosa, ci accorgiamo che vi è totalmente assente la vischiosità sentimentale, vi è totalmente assente anche quella cupezza magico, rituale, religiosa, eccetera, che c'è in altri territori della Basilicata, e ci rendiamo conto che siamo di fronte a uno sguardo, a un punto di vista molto ironico. Ironia significa distanza, cioè qui non c'è nostalgia, qui non c'è disprezzo, qui non c'è furore,
Insomma, è un tipo di letteratura che mantiene un certo decoro, che mantiene una certa distanza, che mantiene un certo distacco. Questo ci dice qualcosa di molto profondo su questo territorio, sull'etica di questo territorio, che è un'etica dignitosa. Infatti i personaggi di questo libro soffrono molte pene, c'è la Seconda Guerra Mondiale, ci sono una serie di vicissitudini anche dolorose, ci sono situazioni difficili, insomma, no? Penso per esempio a quella tragica morte del fratello, no? Durante la Seconda Guerra Mondiale, a quella descrizione proprio della sua agonia, a quel viaggio che il capitano è costretto a fare, no? Per due giorni andando verso Gorizia e quant'altro, insomma. E però non c'è mai il lamento, non c'è mai la vischiosità, non c'è mai un elemento di irrazionalismo che emerge, ma c'è sempre una capacità di tenere a bada la materia narrativa, di tenere a bada i sentimenti. Questo mi sembra qualcosa di molto importante del nostro territorio, che è un territorio che ha un'etica del lavoro straordinaria, che ha un pudore anche molto accentuato, ed è una terra questa che non è afflitta dall'esibizionismo, diciamo, da quell'esibizionismo che pure ha reso grandiosa la letteratura lucana, per esempio, che ha prediletto l'esposizione estrema del dolore, l'esposizione estrema della ferita, dell'angoscia, di quella che Ernesto De Martino chiamava crisi della presenza, insomma. Quindi questo è un primo elemento che mi ha molto colpito, cioè il distacco. Dopodiché ci sono altri elementi che mi hanno convinto, nel senso che il controllo sulla materia narrativa di Vincenzo Cerano è molto forte, anche nel lessico c'è una precisione filologica, una precisione nel descrivere oggetti, nel descrivere la natura, nel descrivere, diciamo, quella comunità, quella civiltà rurale, e qui non credo che ci sia stata tanto una civiltà contadina, quanto più una civiltà rurale, che è una cosa un po' diversa, che adesso avrei difficoltà sinceramente a descrivere, però quell'epopea contadina che in altri posti, in altre realtà, ha dato vita, no, a mitologie, a varie mitologie, eccetera, qui è totalmente assente, forse perché la civiltà rurale non si è mai sviluppata in civiltà contadina. Quindi c'è quasi una specie di, archeologia della civiltà contadina, o almeno c'è il bozzolo della civiltà contadina. C'è una civiltà rurale che, ripeto, attraversa anche gli aspetti più fantasmatici, devo dire con un panico sempre trattenuto e sempre controllato. Mi riferisco alle visioni che qui e lì, qui e là, che compaiono al Monachicchio, no? Penso a questi strani avvenimenti che accadono, no? Sacchi di grano che vengono tagliati, animali che vengono uccisi, eccetera, eccetera. Allora, tutta una serie di cose che però non degenerano mai in quell'oscurantismo, diciamo, poetico che in altri territori lucani, per esempio, accaduto. Quindi c'è un modo particolarissimo di leggere la storia. Ora, il capitano, il protagonista di questo romanzo, è un personaggio molto, molto interessante, perché mi sembra che sia già il primo frutto della modernità, una modernità che già in qualche misura si affaccia su questi territori, no? E che incomincia piano piano a cambiare i connotati a questa valle. Cioè lui è un uomo che tutto sommato sente di potersi piano piano svincolare, dall'immutabilità storica e secolare dell'organizzazione sociale di questi posti. Infatti è uno che addirittura riuscirà a far studiare il figlio, e attirandosi per questo anche tutta una serie di critiche, una serie di malignità, no? di sprezzature e quant'altro. Ed è un uomo affatto patriarcale, secondo me. Cioè, per quanto Lorenzino soffra
diciamo, anche in età adulta, questa sorta di nevrosi del rimprovero, no? Cioè questa specie di... Per quanto a me sembra invece un uomo che tutto sommato ha una sua mitezza, diciamo, una sua mitezza che poi in alcuni momenti ovviamente è anche aspra per le circostanze della vita e quant'altro, però mi sembra che sia una figura, anche qui, ecco, una figura in qualche misura non caricaturale, una figura non appesantita dal colore, non espressionistica, diciamo, no? C'è proprio un anti-espressionismo in Vincenzo Celano che secondo me è molto molto interessante e convincente. Ed è una figura che vive tutta una serie di avventure, no? Di avventure non eclatanti, che però sono un ritratto preciso di questa comunità rurale a partire dagli anni 30. Per esempio è molto interessante anche dal punto di vista di storia, di sociologia, diciamo, del nostro territorio, quello che Vincenzo racconta a proposito degli zingari, no? Che un tempo erano molto presenti, no? Erano presenti nel commercio degli asini, no? erano molto, a volte si macchiavano, si rendevano protagonisti di furti, no? E qui addirittura a un certo punto c'è proprio un inseguimento, ecco, cioè sembra di stare in una specie di film western, no? Cioè con un inseguimento alla ricerca di questa giumenta, no? Che gli zingari hanno rubato, e poi con un corollario addirittura giudiziario, perché questi zingari vengono acciuffati, insomma, no? E quindi l'animale potrà ritornare nella sua casa d'origine, insomma. E devo dire che un altro aspetto molto interessante che dimostra, ecco, quella mitezza di cui parlavo prima, è in questa consustanzialità del capitano, no? Di Antonio con gli animali, con la natura. Insomma, questo è davvero un tratto molto molto interessante. Anche qui non viene mai ideologizzato, non diventa mai una sorta di religione panteistica, no? Per cui l'uomo, no? Non diventa mai elogio dell'uomo in armonia col cosmo, con la natura, eccetera. No, ma è proprio un fatto naturale che nasce dalle viscere di questa nostra terra, di questo fazzoletto di terra che si chiama Valle del Mercurio, ripeto, che è una particolarità. È diversa rispetto agli altri territori della Basilicata, insomma, e di queste diversità mi piace anche discutere, perché quando si analizza la letteratura, una letteratura regionale, per esempio, bisogna avere la pazienza e bisogna avere anche gli strumenti per andare a verificare tutte le diversità, anche di punto di vista, di indole, diciamo, di linguaggio, eccetera. Io credo che da questo punto di vista il tuo romanzo rappresenti bene proprio, come dire, l'indole profonda di questa lingua. Con una serie di cose che mi hanno molto, mi sono molto piaciute. Per esempio, a un certo punto Vincenzo racconta questo medico di Bianello. Bianello è, come dire, lo storpiamento di Vigianello, diciamo, un paesino che sta più vicino, dove in maniera un po' leggendaria operava un medico che si laureò a Napoli e che poi dopo, a causa di un lutto familiare, perché perse la moglie, ritornò a lavorare a Vigianello, divenne una specie di medico dei poveri, molto amato dalla popolazione. Si dice addirittura che, siccome era molto bravo a utilizzare le erbe del pollino, eccetera, si dice addirittura che Benito Mussolini fu curato da questo medico. Cioè Mussolini venne a Vigianello a farsi curare da questo medico, e mi pare un tumore della pelle, se non ricordo male. Sì, lui soffriva di stomaco, per quel caso mi pare che andò per una neoplasia alla punta, e fu curato, si dice, fu curato, e praticamente, ovviamente, Mussolini gli offrì in cambio la direzione di un ospedale romano, ma lui rifiutò e disse: no, mi devi soltanto asfaltare la strada e regalare una balilla. Questa è la leggenda popolare, quello che la leggenda ci ha tramandato. Però era un medico silenzioso, taciturno, mite, molto concreto, che cura la moglie del capitano, nel momento in cui si ammala dopo una serie di parti, eccetera. Lo fa con quella sobrietà, no? Con quella sobrietà, con quella mitezza, con quella concretezza che questo fazzoletto, che le persone che vivono in questo fazzoletto di terra hanno. E poi ci sono tutta un'altra serie di cose molto, molto belle. A me, ripeto, mi hanno molto commosso le pagine sulla guerra, lì ci sono momenti molto, molto intensi e dolorosi.
E poi ovviamente mi ha lasciato a bocca aperta il finale, dove appunto lo posso benissimo svelare, non essendo né un giallo né un thriller eccetera, quindi un romanzo che svela, non ha nessun segreto, insomma, quando il figlio Lorenzino, che appunto diventa maestro eccetera, un giorno scopre di osservare il padre come un oggetto culturale, insomma, no? Cioè come una specie di con indole culturale, no? Come se fosse una cosa da studiare, e quello fa capire esattamente che è un mondo è finito. Però mi sorge il dubbio che in realtà questo mondo non finisce mai, insomma, no? Cioè, mi sta venendo il dubbio che ognuno recita la parte, questo è un discorso che vale per l'anima da sei zampe, ma può valere in generale sulle riflessioni che si fanno, che abbiamo fatto e che faremo sull'identità lucana e territoriale eccetera. Cioè, ho paura che ciascuno di noi reciti la parte di colui che ha vissuto il trapasso di una civiltà e che è diventato rappresentante di una nuova emergente civiltà, insomma. Però mi sembra, ecco, la cosa che più mi ha colpito è la familiarità di questo romanzo. Cioè, io non riesco nemmeno a definire un romanzo storico, per quanto sento vicine, diciamo, le storie, per quanto sento vicina una certa superstizione dolce, per quanto sento vicino una serie di un'etica del lavoro che non mi sembra nemmeno poi così tanto distante, diciamo, no? È anche un certo ribellismo di questo personaggio, che non diventa mai brigantaggio, non diventa mai, no, rivolta aperta e cruenta, ma è sempre trattenuta, è sempre poi, no, penso alla scena delle tasse, no? Quando arriva quest'uomo che, anche se poi vengono raccontate anche storie cruente di ribellione, no? Cioè, addirittura mi pare che si racconti di Castelluccio, di una rivolta comunista, diciamo, no? Di una piccola rivolta che però nasce da moventi, diciamo, molto 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 piccoli, no? Da una canzone, cioè dal fatto che questi comunisti pretendevano che si cantasse Bandiera Rossa durante una cerimonia religiosa eccetera, ma insomma, quindi Vincenzo insiste molto su questa idea della memoria. Ecco, io credo che ci siamo ancora dentro a questa comunità rurale, e ci siamo dentro, nonostante siamo diventati impiegati, siamo diventati forse cittadini del mondo, emigrati, eccetera, però io ho la sensazione che sia ancora in piedi, da un punto di vista proprio profondo, da un punto di vista delle strutture psicologiche, io credo che sia ancora in piedi questo mondo. Quindi mi sembra un romanzo quasi attuale, non riesco a vedere un trapasso, cioè non riesco a vedere quell'abisso della storia, uno dice, Madonna mia, ecco, ho visto un altrove storico. Francamente io quest'altrove non l'ho visto, no? E quindi questo mi fa molto riflettere, perché, ripeto, stiamo forse tutti noi inscenando un'idea di cambiamento repentino eccetera, e poi di fatto non so se è accaduto. Quindi ammiro molto anche questa tua non vischiosità espressiva, la tua precisione, che veramente torce il collo, come direbbe Montale, continuamente al lirismo, all'abbandono sentimentale eccetera, insomma sei sempre lucido nel racconto, sei sempre lucido nella descrizione delle scene, insomma, e quando proprio la situazione si fa tesa, ecco esplodere l'ironia, no? Ecco esplodere quella capacità di distanziare la materia storica, insomma. Quindi un romanzo molto più complesso criticamente di quello che mi immaginavo, e dunque di inesauribile ricchezza, insomma, e questi sono i miei massimi pensieri che ho sull'animale. Della bisaccia e la mostrò a Marcuccio.
mo abbottala con quanto fiato hai, gli disse senza dare una spiegazione. Il ragazzo lo guardava stranito, indeciso sul da fare. Soffiaci dentro tutto il fiato che hai, gli ho detto. Devi farla bella gonfia. E stette pronto a legarla ben stretta con un capo di spago che aveva nella giubba. Con l'altro capo unì alla verga la vescica diventata grossa quanto un pallone. Mi raccomando, portala così, sempre alta tra la gente. Si deve vedere, bella alta, capito? E non fartela crepare, fesso, da qualcuno che gli bulle il culo. Sei libero, puoi andare dove ti pare, senza venire con me. Bada però, che io so sempre dove sei. Quando ce ne dobbiamo andare ti chiamo io. Aggiunsi alla fine, dopo avergli mostrato di nuovo come avrebbe dovuto reggere ben visibile l'attrezzo. Finalmente arrivarono, e prima che Marcuccio si immergesse nella folla, già molti si voltavano incuriositi a guardarlo. Portando alto la verga con in cima il curioso padroncino, aveva subito attaccato la fiera con l'aria del guerriero, che a marcia forzata tiene bene in mostra il moschetto adagiato alla spalla. Aveva fatto così quelle poche volte che era andato a scuola vestito da battuta. Che? Devi urlare questa cosa che non vedi dove metti i piedi? Gli fece incavolato l'uomo che faticava a tenere vicino alla scrofa i corcelli. Marcuccio c'era passato in mezzo e le aveva spaventati e fatti sbandare. E l'hai portata vuota la vescica? Dì al tuo padrone che un'altra volta te la deve dare piena, con la salsiccia dentro. L'apostrofò quell'altro che si fermò di suonare la zampogna. Marcuccio, che prima non aveva dato retta al porcato, mandò a fare in culo con zampognare. Fu poi la volta di Mastro Girolamo. Portala qua e vediamo come fa la botta, lo sfottè il fabbro, che aveva allineato sul banco zappe, bidenti e una sfilza di mani che non finiva mai. Ma Marcuccio la fiocca fremeva di immergersi nella fiera e non era disposto a farsi incantare da nessuno. Si girò appena per fare uno sberleffo a quel fabbro e per paura di prenderle accelerò la sua marcia. Gli si parò davanti l'omaccione degli orologi con due baffi a manubrio di bicicletta da corsa che, dopo aver dato in giro un'occhiata sospettosa, casomai qualcuno l'ascoltasse, gli soffiò nell'orecchio. Dammela a me, sta vescica, e ci facciamo una bella vernacchia al duce che sta mandando tanti punti di mano alla gente. A tua sorella, borbottò il ragazzo, sfuggendo il ventilato. Grazie Antonio Petrocelli, adesso la parola passa al pubblico. Se qualcuno intende intervenire, rivolgere una domanda all'autore o esprimere un'opinione, sviluppare una riflessione sulle tematiche del testo, il dibattito è aperto, può farlo, ecco, può intervenire. Se c'è qualcuno vuole... Francesco? Tu che hai letto il libro, eh? Una cosa sì. Che mi ha colpito è questa, che nel romanzo c'è questa, diciamo, sottile storia d'amore, i cui protagonisti sono il capitano e il Maddalena. E, come dire, un rapporto delicato, che non è nel romanzo, che non si propone, come dire, di mettersi in evidenza. Però pagina dopo pagina tu senti sempre questi due personaggi che sono continuamente tra di loro collegati, il capitano e in ansia per Maddalena, e Maddalena fa la stessa cosa. Questa maniera di amarsi, come dire, è fatta dell'interesse specifico profondo della persona per il proprio partner, un interesse per la vita quotidiana, per le piccole cose, senza niente di eclatante, senza niente di, diciamo, di molto evidente, ma tu senti sempre questo filo rosso che scorre sempre dentro il romanzo,
questa cosa io l'ho sentito alla fine della lettura, perché tu non ti accorgi mentre leggi questa cosa, però alla fine, pagina dopo pagina, ti accorgi che in fondo c'è questa, questa delicatissima, proprio come dire, non so quali aggettivi usare ancora, storia d'amore bella. Grazie Francesco, c'è qualcuno? Allora, c'è... Francesco, sì. Posso dire qualche cosa? È stato sì. Forse il primo, uno dei primi che ha letto, perché almeno capita sempre che quando uno scrive, magari uno o due persone, così tanto per captare un'impressione, se uno suscita interesse, uno lo fa leggere, però a chi non è che dice va bene, tutto va bene, ma la Marchesa, lo fa leggere a uno per sapere un pochino che pesce deve prendere l'autore, no. E lui è stato uno dei primi che si è commosso leggendo lo scartafaccio iniziale. Raccontava a Francesco anche un'altra cosa, dice, ma perché non l'hai scritto prima questo romanzo, dice Francesco. Ma penso che si senta tanto, non l'ho scritto prima. Il problema era di trovare il filo conduttore, perché c'erano tutti questi episodi, no? Cioè, a me volevo non che questa cosa, perché in effetti io parto da una considerazione, la storia, anche quando la dimentichiamo, esercita sempre una pressione su di noi, ci condiziona nel bene e nel male. Dimenticandola è come quando cade la cenere sulla brace, la brace c'è sotto, però la cenere non ci fa sentire più il calore, ma dimentichiamo che il fuoco è acceso, no? E questo è un vizio capitale, purtroppo, delle popolazioni che dimenticano da dove vengono. E spesso c'è un'altra faccenda, quella di non raccontare ai propri figli, ai propri nipoti da dove veniamo. C'è un preteso spirito di nobilizzazione, del fatto che magari noi non abbiamo ancora capito che i quarti di nobiltà vengono dalle nostre radici, che sono le radici imbrattate di terra, perché le radici di solito sono imbrattate di terra. Ma a me, quello che io avevo l'idea di scrivere questo, perché avevo scritto racconti, magari con un linguaggio diverso, che avevano fatto esprimere anche giudizi molto sentieri a Raffaele Nigro. Allora questa era un po' un'ipoteca che gravava su di me. Però io volevo scrivere il romanzo perché il racconto di solito ha il fiato più corto, no? Il racconto finisce in 3, 4, 5 pagine, poi magari c'è luce anche il romanzo nel racconto, no? Può essere, almeno i racconti che avevo scritto io, poteva essere ognuno di un'ipotesi di romanzo. Però io volevo scrivere questo romanzo della mia gente, cioè non accettavo che di questo nostro passato, perché il nostro passato, se noi lo teniamo presente, ci rende sempre riconoscibile. Andrea diceva una cosa, in una sfera, in un'azione globalizzante, se noi non abbiamo qualcosa di specifico per dimostrare, noi siamo nessuno, siamo un omogeneizzato, quando sappiamo che cosa c'è dentro, noi siamo una polpetta, insomma. No? Questo è importante. Allora io non volevo che si cancellasse, però dovevo trovare che il romanzo. Adesso ci sono degli scrittori moderni, ognuno dico il mio punto di vista, che magari dicono oggi quello che succede, domani succede le stesse cose, via di sette, cioè, io invece il romanzo lo concepisco che ha un inizio, ha un corpo, poi ha una chiusura. E allora tu devi raccontare dei fatti, devi trovare un filo conduttore. Il filo conduttore era il furto della cavalla, questa cavalla storica per la famiglia, e qui, ecco, come la catenella di una corona del rosario, c'è la catenella che mantiene il pilastro, no? Il pilastro di cemento armato che regge una parte dell'edificio, e poi tutti i grani del rosario, ognuno un fatto. Allora, oggi, se dovessi scrivere oggi un'altra volta questa cosa, lo dico tranquillamente, non sarei dico come ho fatto a metterle tutte insieme, no? Però nel momento il romanzo che scrive è un po' come che quello che succede alla donna che decide di concepire un figlio, no? Ci pensa tra scoramenti, tra entusiasmi, tra remore, tra ansie, poi alla fine decide, e allora si sente, comincia a sentirsi in seno a crescere questo bambino, e lo porta avanti,
grande fino a che un momento non se lo può tenere più nella pancia, scade nei 9 mesi, il bambino deve nascere e se ne libera, no? E la gratifica della liberazione deve essere il mondo, aver messo al mondo la sua creatura. È successo questo, quando io ho trovato il momento, cioè qual era il là per partire, è stato molto facile. Diceva qualcuno quando ci hai messo, ma ci ha messo molto poco. Poi ci abbiamo fatto una messa a punto, come dicevo prima, con Antonella, lì abbiamo lavorato perché quando prendi, che guai se l'autore si fa il narciso, si innamora delle cose che ha fatto. Io penso che ogni cosa che noi facciamo dobbiamo far trascorrere un po' di tempo. Penso che Andrea è d'accordo, sapete. Prendiamo il distacco, la distanza, e dobbiamo poi andare a rileggere, ma questa cosa piacerebbe al lettore. E allora questo fatto qui mi ha fatto arrivare, mi ha fatto perdere tempo, no? Per cui dovrei qui stasera chiedere scusa per il ritardo, perché scusate il ritardo con cui sono arrivato. Però ecco, avevo questa cosa da risolvere. Probabilmente non accade ad altri scrittori, ma forse era anche l'amore che avevo verso queste storie. Però nel momento che ho cominciato a scrivere, è quello che diceva Andrea, sono d'accordo, io sono diventato un reporter. Cioè non mi piaceva la dolenza di certa letteratura meridionale, lacrimosa, eccetera, eccetera, anche se qualcuno diceva io mi sono commosso. Ma anche io quando ho scritto la storia di mio zio, del soldato che muore lì a Gorizia, un giovane che era un colosso, veramente una donna era, e allora la legge della guerra era quella, carne da cannone, questo qui in una operazione di ferratura di cavallo, eccetera, perché lui era un maniscalco, ma è stata la famosa soldata raffreddata, per cui ha avuto una pleurite, ma nessuno l'ha riconosciuto effettivamente o non l'ha voluto riconoscere. E allora pensare che questa persona solo e che poi da Firenze viene mandata a Gorizia, perché era stato molto tempo a Firenze, poi a Gorizia l'immalato sferito, allora il capitano lui era confidente di un suo superiore che lo stimava moltissimo e ha scritto una lettera che c'era necessità che qualcuno della famiglia arrivasse lì a Gorizia. E chi ci poteva andare? Erano tutte donne e l'unico era il capitano che poteva andare. Ma il capitano ci sarebbe arrivato a Gorizia in groppa alla cavalla molto più facilmente, perché è stato un viaggio tormentato tra urli di sirene, corsa ai rifugi, abbandono del potere, eccetera, ma riuscì ad andare lì perché questo è quello che diceva lui, è un personaggio mite, un personaggio di grande coraggio, ma di grande mitezza. Cioè era proprio il coraggio e la virtù, come dice, la virtù delle persone forti, ma non nel senso, la persona di grande equilibrio, che anche quando lui è andato e poi lì è arrivato questo, ha trovato questo cognato sfinito, morente, che si accorge ed è lucido, sa che muore, e c'è questa vicenda dell'anello a un certo punto che si sfila e la sua sofferenza è quella di non vedere più la madre. Ma il capitano ha avuto un grande coraggio, ma anche una grande intelligenza, l'intelligenza che ha il segugio che insegue la preda, cioè quando l'ha rubata la cavalla, lui momento per momento ha praticamente si è inventato il blitz che doveva fare, perché a un certo punto che succede? Poi il caso ti deve aiutare in queste cose, è arrivato che cioè quando sono arrivato lui conosceva la pedata della cavalla. Era l'inverno, era di febbraio, perché lui faceva un ferro ortopedico, perché sta cavalla da giovane aveva avuto praticamente un incidente, quindi era un po' zoppicante. E allora lui faceva un ferro ortopedico per cui la cavalla era a allora, il ferro della cavalla era il marchio, per cui la pedata per lui era un romanzo aperto. Però il fatto che bisognava poi arrivare a raggiungere questi zingari che l'avevano rubato, eccetera, eccetera, e poi come? Poi strappare le mani. Allora il caso di lì deve favorire l'intelligenza.
sono scesi a Caroverbo, che è un paese stravolto. Sono sceso dei cacciatori. Cacciatori la mattina andavano a caccia lì nella zona di verso la piana, verso il mare Tirreno, e questi cacciatori scesero dalla costa, dalla dottrina, e si avviarono nell'Oliveto. E il cognato, che era un capitano, aveva paura, dice: ma poi come facciamo a togliere la pelle? Ha detto: non ti preoccupare, tu prendi la cavezza della cavalla, quando avrai la cavezza della testa, se pensano io a farle fuggire. Allora lui ha cominciato, quando ha incontrato qualcuno del zingaro che girovagava lì e lo sfondeva anche, dice: ma che vai facendo con questo pezzo, queste cose qua? No, ce la dovevamo votare queste olive, ma no, ci sono sto vedendo di carabinieri, sapeva dei carabinieri, lo maneggiava, per quelle che sto vaccinando uno nella schiappetta. E questo freddo, qua nonno non è venuto, poi ce ne andiamo, eccetera. Allora, sulla base del proverbio che si dice che là tre file, allora mi ha studiato, ha detto: noi cominciamo a fare terrorismo. Dice: tu vai, lo hai raccomandato, è cognato, vai nel casale, la cavalla, quando l'ha sentito l'odore del padrone, l'ha mitrito, però loro non ci hanno fatto caso. Tu dici: dimmi, mandi in cavallata, tu vai là, dici che la vuoi comprare, la vuoi provare. Infatti questa è una differenza, poi a un certo punto, nel momento in cui ha avuto delle mani, correte carabinieri che l'abbiamo. Insomma, studiare questa cosa qui è una persona che momento per momento la azione poliziesca, il blitz, è lì e si chiama la pelle. Insomma, questo fatto qui, insomma, per me era importante, cioè la sicurezza di fronte all'autore che lo deve prendere per le corna. Lui lo prendeva veramente per le corna, anche il loro legale, insomma. Lui aveva una capacità grandissima di imprigionare un animale e renderlo inoffensivo per la castrazione o per un'operazione che dovevano fare, una bucatura, cioè secondo lì si arrangiavano così in quel tempo, perché i veterinari allora non erano troppo disponibili o non ce n'erano addirittura per arrivare a fare strada a piedi, ma con molte eccetera, allora i contadini sono arrangiati. Era un fatto empirico, non era. Però dovevano pure arrangiarsi, perché la merda di un animale per loro era un corpo troppo severo. E quindi questa cosa qui, ripeto, dicevo, mi aveva fatto un pochino arrivare tardi e scrivere questo romanzo, che volevo scrivere molto tempo prima. Speriamo che nel prossimo... Sicuramente. Se qualcuno di voi ha qualche curiosità, tranquillamente può intervenire. Di solito io, che ho fatto anche il mestiere di insegnante, non la cattedra non mi piaceva troppo, mi piace sempre stare dall'altra parte, anche perché come persona mi piace fare il bastian contrario, non mi piace stare qui, perché di solito questa cattedra include timore nella gente. Allora, se uno ha delle curiosità, tranquillamente, se potete domandare quello che volete, io sono la cavia del momento, quindi vi faccio spellare come volete voi. Ora, lasciando il filologico del romanzo, ti sei mai chiesto se Carlo Levi, se fosse stato combinato a Castelluccio, avesse trovato pane per i suoi denti per scrivere un libro più o meno simile, guardando le condizioni in cui versava? Non ho capito il passaggio del film. Tralasciando il filo logico del romanzo della cavalla, ti sei mai chiesto se Carlo Levi, se fosse stato combinato a Castelluccio, avesse sfornato un romanzo simile a Cristo si è fermato a Edboli, diciamo lì nel Materano, però rivisto qui a Castelluccio, se avesse trovato spunti per fare un lavoro simile? Però in un altro habitat, dici tu. Qui, se avesse quanto gli uguale quanti elementi uguali, diciamo, a Matera avrebbe potuto trovare a Castelluccio, cioè i quattro occhi, i notabili, le condizioni igieniche. Ma quella era una condizione diffusa un po' su tutto il territorio della Quattro Occhi. Gli ingredienti ci sono. Perché l'atteggiamento dei quattro occhi, che adesso le porto pure i quattro occhi, no? Il
mangiato, ti servono da me. Però allora era impensabile che un contadino, una ragazza del popolo portasse gli occhiali, perdeva la sorte, no? Poi la sorte si diceva, perché naturalmente era meno male. Allora uno si portava la miopia o altri difetti di vista per tutta la vita, ma non si doveva sapere. I quattro occhi erano invece le persone che avevano studiato e che avevano gli occhiali. Ovviamente a Castelluccio era una classe parassitaria, io non ho difficoltà a dire questo, perché erano, non erano come l'aristocrazia siciliana, per esempio, che erano aristocratici, poi lo sono rimasti magari cambiando attività, cambiando, diciamo così, professione, eccetera. A Castelluccio c'era un notabilato che era di poche generazioni, ma che si era fatto un po' con gli imbrogli, con le soffazioni, eccetera. Tanto è vero che c'è un racconto nel romanzo di un notabile che con Raggini voleva sottrarre la terra a una persona, ma aveva trovato la terra tosta, perché questo va con l'ascia a un certo punto e gli voleva tagliare la testa, perché lui era disponibile a tagliare questi soldi, eccetera. Quindi non è che questo era un fatto di nicchia, che era solo di Castelluccio Inferiore, no, era un po' di tutto, perché poi il notabilato in Basilicata è quello che poi, se andiamo alla storia grande, perché noi parliamo di microstoria o dell'altra storia, ma che è importante per conoscere le realtà da cui veniamo. Ma se andiamo all'altra storia ci accorgiamo che questi notabili saltavano sempre sul carro del vincitore per mantenere i privilegi. Dove era un moderno, facevano con raggini, con imbrogli, vari eccetera, quindi secondo me non era il fatto che sono di Castelluccio, ma il fatto generalizzato, poteva essere anche Matera, tanto è Andrea, mi rivolgo a te. Nel romanzo c'è un episodio che possiamo senz'altro. Vieni qua. Possiamo senz'altro. Vieni qua che ti sento meglio, non ti sento. Siamo sordi tutti e due, ma metti a messi due orecchi per farne uno buono. Allora, vieni qua, vieni qua, parla di qua che è meglio. L'episodio della Vergine Cuccia, no? Cioè a un certo momento il capitano bambino vuole imparare per forza a fare la firma e va dal galantuomo che c'è in quel momento a Castelluccio che può fare questa cosa, va alle lezioni serali, sicché il bambino la sera quando arriva sistematicamente è disturbato da questa cagnetta, appena praticamente entra nel portone la cagnetta si abbranca sulle gambe, gli dà continuamente fastidio, e questo per tutte le sere, per tante sere. Finché una sera praticamente che succede? Il bambino non ne può più e dà un calcio a questa cagnetta e la scaraventa in fondo alla scala e va a finire di ricordo. Parino, la Vergine Cuccia, ti si ricorda? Sì, proprio sì. Uguale, sembra l'indignazione infatti della signora, del marito, no? Gliele dicono a bambini di tutti i colori. Ora, il ruolo dei galantuomini è sempre stato così, diciamo, conservativo, di ostacolo a ogni forma di progresso, oppure questa cosa non è, diciamo, non sta in questi termini. Io vorrei sentire Andrea e fare qualche considerazione su questo aspetto. Il tema è troppo vasto, diciamo, per affrontarlo. Non saprei proprio da dove iniziare, francamente, no? Nel senso che in tutte le comunità esiste il potere, in tutte le comunità esiste il potere si trasforma, ma il potere non scompare mai, non esistono comunità nelle quali non ci sia il potere, nelle sue varie forme, nelle sue varie gradazioni, diciamo. Per quanto riguarda i galantuomini storici dei nostri paesi, erano già il risultato di una grande mutazione, diciamo, no? Cioè era la fine del latifondo, no? Era la fine del latifondo, erano già rimasugli, diciamo, di una grande
di una grande rivoluzione che era già avvenuta e che è avvenuta nel tempo. Un tempo la Basilicata aveva 3-4 proprietari, poi dopo i proprietari sono diventati molti di più, insomma in ogni paese ce n'erano 5, 6, 7, eccetera. Galantuomini erano appunto, i galantuomini erano quelli che avevano le terre, erano quelli che avevano il potere economico, avevano un'influenza sugli altri, un potere politico, un potere anche ecclesiastico, insomma, no? Cioè, spesso la Chiesa era complice, diciamo, complice, era consustanziale, perché molto spesso i galantuomini avevano studiato e i preti avevano studiato e quindi poi condividevano in qualche misura una coinè. Però a me non mi sembra che sia cambiato niente, insomma, no? Perché poi in ogni paese esistono ancora i galantuomini, no? Esistono quelli che hanno il potere, che comandano, eccetera. Quindi il problema non è domandarsi i galantuomini lucani come sono evoluti, eccetera. Il problema è domandarsi se una comunità può fare a meno del potere. Potere che inevitabilmente porta con sé tutte le degenerazioni che sappiamo, insomma, questa è la vera domanda. A questa domanda non so dare una risposta, io sinceramente. Se il potere non è servizio, non è beh, il potere proprio perché se si chiama a se stesso il potere vive proprio di questa sua autorappresentazione, diciamo anche simbolica, eccetera. Non, il potere, noi non lo chiamiamo potere, quando sentiamo che c'è il bene, non lo chiamiamo nemmeno potere, no? È proprio la parola potere, no? Che evoca questo. Ma questo non è un problema lucano, questo è un problema dell'uomo, diciamo, non un problema dell'uomo. Qui non mi sembra però che ci siano state forme di. Ecco, anche questo, perché io insisto, perché il vero tema stasera è. La domanda su Carlo Levi mi sembrava molto interessante in realtà, perché io sono convinto che non avrebbe scritto nulla Carlo Levi, se fosse venuto a Rotonda o a Castelluccio di Giarello. Non avrebbe trovato quella vischiosità, quella collosità disperata, no? Quella, nemmeno quella secchezza, no? quella aridità del paesaggio, insomma, avrebbe trovato qualcosa di molto più dignitoso, anche di più sobrio, gli avrebbe suscitato tutti quei sentimenti. Quindi io sono convinto che Carlo Levi non avrebbe scritto quel libro. Però cosa voglio dire? Che in queste zone non c'è mai stato, proprio perché non c'è mai stata nessuna forma di ribellismo forte, nel senso che non c'è mai stato nemmeno mai un latifondo, oppure non sono mai stati proprio galantuomini violenti, no? Violenti, davvero violenti. Insomma, è una terra particolare che mi evoca il calvinismo, non so come dire, no? Qualcosa di molto. Cioè, come se fosse una come se il cristianesimo di queste terre, di questa parte di Basilicata fosse un cristianesimo diverso, un cristianesimo più legato a un'etica del lavoro, più legato a un rispetto, una forma di civiltà, una sobrietà, una mitezza, eccetera. Quindi noi abbiamo un brigante solo che fece scorribande a pedali di Vigianello, no? Durante l'epoca napoleonica, insomma, però non abbiamo grandi storie di rivolte popolari. Quindi non lo so, è un territorio questo di difficile decifrazione, è un'isola anche linguistica, insomma, no? Sapete, questa è un'isola anche linguistica, la zona Lausberg, quindi. E credo che Vincenzo proprio con questo romanzo così molto molto ironico, molto preciso, molto poco vischioso, credo che ci abbia dato una rappresentazione, insomma, questa è una terra che non, per esempio, non può essere raccontata con i canoni di Carlo Levi, perché qui la povertà non è mai stata esibita, non è mai diventato motivo di, come dire, anche di teatro, no? Non è mai diventato teatro, il teatro per esempio della superstizione, no? È sempre stato qualcosa di dignitoso, piuttosto piangevi in silenzio, no? Il coraggio di cui parlava prima, piuttosto si soffriva in silenzio, ma si esibivano le piante, no? Quindi è una terra davvero particolare, insomma. Dopodiché sul potere il tema è troppo ampio, cioè, non finiremmo mai di parlare. Al direttore, sì, ecco. Sì, sì. Ma io velocemente tre spunti, salutando il professore Celano e ringraziandolo, perché ogni qualvolta si scrive un libro sul territorio è una ricchezza, no? In qualche misura è come se nascesse un nuovo albero che produce ossigeno, produce verde, produce vitalità. Detto questo, tre domande. Una più banale, mi interessa un po' il modo, l'approccio alla scrittura del libro, cioè
il professore Celano ha una ritualità, usa il computer, usa gli scrive su carta, scrive la notte, la mattina, il pomeriggio, diciamo, ecco, come il professore Celano vive la il concepimento, ecco, a cui facevate riferimento, diciamo, questa è la prima questione che volevo, insomma se era possibile una piccola riflessione breve. Seconda questione, allora il libro adesso c'è, è un libro che sicuramente potrebbe diventare, come diceva il dottor Di Consoli, potrebbe diventare assolutamente parte di questa memoria, di questo territorio, no? Allora io mi chiedo, cosa accadrà a settembre, si riaprono le scuole, per essere anche un po' pratici, a settembre, magari questa domanda anche alla editrice, si riaprono le scuole, questo libro potrebbe avere un percorso nelle scuole, probabilmente scuola media, scuole superiori. Terza domanda così, ma è più una cosa, si parlava prima della globalizzazione, no? Il titolo è L'animale a sei zampe. L'editrice ha pensato ad un sottotitolo che probabilmente avrebbe, non lo so, poteva ulteriormente, io immagino sempre la libreria, no? Allora uno entra, vede la copertina, l'animale a sei zampe, dice che cos'è, magari un sottotitolo, che ne so, una storia lucana, eccetera, eccetera. Possiamo svelare allora quando sono stati. Sì, tutto qua, grazie. Della copertina. Allora, un titolo. Io ho capito anche da quando ho scritto I pesci non hanno rosco per la sera, l'avevo pubblicato Manni, mi disse Manni che molti avevano comprato il libro per la misteriosità di vedere un mistero il titolo, perché evidentemente nessuno pensava allo zodiaco, a segno zodiacale pensavano ai pesci che stanno nell'acqua. Allora questo titolo misterioso faceva vendere il libro, insomma. Qui c'era anche un mistero, qualcuno diceva ma vanno a pensare al petrolio, no, il petrolio purtroppo in un Basilicato non è una risorsa, quindi non credo che si possa scrivere un romanzo sull'animale a sei zampe, bisognerebbe scrivere un pamphlet, una cosa piuttosto feroce. E pensavamo questo, dice l'animale a sei zampe, che ci mettiamo sulla copertina, è vero Antonio? Ma forse diamo al grafico, che è un grafico esperto da quello che abbiamo capito, perché ha fatto un bel lavoro, che mi pare che sia dalla parte di Murphy, no? E ci gli diamo il titolo, vediamo che cosa vi ispira il titolo, senza palesare il contenuto. Poteva essere un'idea affascinante, però poi dico, ma questo non penserà che farà un animale surreale e allora farà perdere un po' di mistero al titolo. E dice, io poi ho mostrato questa fotografia della famiglia patriarcale, dice mettiamoci questo sopra, perché loro l'hanno apprezzata, già era bella fotografia, mettiamoci questa. E quindi l'animale a sei zampe, il lettore dice, ma l'animale a sei zampe non è questione di animale, c'è praticamente la famiglia patriarcale, non può essere una faccenda di animale. Questa è stata la faccenda. Poi abbiamo pensato di mettere dietro il passaporto del mio bisnonno, che è questo qui col Panama in testa, era uno che era andato in America partendo probabilmente da contadino, era andato in America per fare fortuna, e quindi una delle professioni che si inventavano andando in America era il funerario, cioè il ramaio, era un po' una specie di traurde di adesso, lo stagnino, eccetera, che c'erano questi artigiani Laurizia di Sartane, no? Allora, quella era la professione che si è inventato questo qui. E quindi era una cosa, perché il problema se si poteva scandalizzare o meno, è riuscito questo. Per quanto riguarda invece la seconda domanda che mi hai fatto, del fatto pedagogico, qui devo fare un appunto alla scuola. La scuola non sa usare la storia, la microstoria e la storia locale. Io sempre dico una cosa. I programmi sono fatti male, probabilmente l'insegnante si lascia suggestionare e dice, ma in una terza elementare che cosa faccio? Parto dalle civiltà mesopotamiche, dall'Egitto, eccetera, eccetera. Ma poi quando arriviamo ai fatti nostri? Mai. Finiamo che non conosciamo la nostra storia, che ci condiziona,
e nel bene e nel male, ma spesso nel male, perché quando non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo neanche probabilmente perché siamo così, per dove dobbiamo andare, secondo me è sbagliato. Perché poi alla fine nessuno ti viene a dire che cosa fai nella scuola, almeno la mia esperienza. Una volta, quando nei primi due anni da maestra, arrivò l'ispettore, no? Facevo una terza, arrivò l'ispettore e arrivava alla scuola. Io allora probabilmente ero suggestionato, ero un po' condizionato dai modelli dei maestri che avevamo avuto. Quindi mi ero attenuto a quelli dei programmi. Nella terza si fanno le antiche civiltà, si passa dalla preistoria, uomo raccoglitore, cacciatore, eccetera, eccetera. Però mi interessava la concretezza, perché questo lo sapevo: un bambino non è capace di astrazione, il bambino deve manipolare tutto quello che è nel nostro cervello, passa attraverso la mano, lo dicevano anche i filosofi, anche quando le scienze umane non avevano fatto il progresso che hanno fatto adesso. E dico, che cosa faccio? E avevo fatto ricostruire un po' sulle ali dell'immaginazione le piramidi, il Nilo, le palme, eccetera, eccetera. E l'ispettore incautamente mi fece un'osservazione un po' stupidotta. Mi disse, ma lei perché non ha parlato di Garibaldi? E io, tonto, disse, ah, signor ispettore, ma la puzza di Garibaldi da questa parte non si sente. Tu tacque, non mi disse niente. Cioè, mi sembrava impropria questa faccenda qui. Allora, ritornando al senso della domanda che mi hai fatto, io dico che la scuola dovrebbe partire, perché io in questo momento sono qui, vedo prima le bottiglie, poi vedo le sedie, le persone arrivano alle finestre lì. La conoscenza procede dal vicino a lontano. E allora mi sembra strano che noi poi, quando andiamo a fare la storia, il discorso storico, prendiamo da lontano, che è un discorso freddo. Allora, secondo me, che poi alla fine arriviamo che gli studenti arrivano alla maturità, eccetera, e si strappano i capelli perché temono che poi il compito, il tema verte su fatti storici che riguardano l'attualità, non lo sarà mai. Ma questo perché proprio secondo me bisognerebbe partire dal vicino e andare a ritroso per andare a ricercare le radici. Ecco perché secondo me, io una sera presentando una Roccanova, un poeta dialettale, che per me era la storia di Roccanova. Aveva scritto le voci in italiano, che non toglie da parte, quello non serve. Ma continua su queste cose qui. E c'erano prese di persone di scuola che parlavano di poesie, non poesie, di croce, di cose, ma queste qua. Io quando ho il microfono, perché sono sordo e quindi ho la voce alta. Allora il primo battimano fu fatto, cioè, ma io parlo a braccia, e disse a quella gente, voi avete una risorsa, la scuola dovrebbe coltivarla, dovrebbe farla propria, perché questo, voi avete la storia del paese, dei costumi, di tutto, cioè la storia e l'antropologia, avete questo no, perché faceva delle poesie in dialetto che raccontavano questa cosa qui. E vabbè, la gente si diverte molto perché a un certo punto tu tocchi il nervo scoperto, e era questo. Secondo me questi libri hanno l'attualità in questo senso, perché fanno conoscere il proprio territorio, che purtroppo non si conosce. Io dicevo prima, era un intellettuale molto lucido, era l'autore del Cavallo e la Torre, che ha scritto una cosa bella, dice: noi della passata generazione non abbiamo niente da insegnare a quelli che vengono, però possiamo raccontare, abbiamo il dovere di raccontare, e questo nel raccontare lui racchiudeva tutta la pedagogia che può esistere nella microstoria e nell'altra storia, come altre la chiamano. Secondo me è uno strumento valido, quindi a settembre, se qualcuno vuol fare, non dico di questo, ma ci sono altri festival altrettanto che raccontano le storie locali, perché la gente che non conosce il proprio territorio, insomma, i giovani devono conoscere il proprio territorio per accettarlo o rifiutarlo, perché spesso la non conoscenza porta al disamore e quindi alla dispersione di quelle che sono le risorse, i beni ambientali, culturali, naturali, eccetera.
purtroppo la misconoscenza del proprio territorio, del proprio habitat, dico, mi piace più l'habitat perché è un termine onnicomprensivo, e porta alle discariche e ai lasciti indecorose anche in aree di parchi che a volte sono vergognose. Poi non so che cosa c'era una terza domanda di colore, diciamo. Vabbè, un po' il tuo rapporto con la scrittura narrativa. Con la scrittura narrativa, e la scrittura narrativa. No, ma più semplicemente, no, no, più la quando l'hai scritto. Scusa, no, quando scrivo, molto più semplice. No, io non ho troppe abitudini, no. Io quando sento il bisogno di sedermi, di solito non sto seduto mai. Perché sono un dispersivo tra cani, campagna, innesti e altre cose diverse. Ho fatto tante cose e forse ho realizzato poco nella vita, forse economicamente, no? Ma ho fatto molte esperienze, non ho ore particolari, cioè, quando sento che devo andare a sedere, perché la gratifica di chi uno che scrive è nel momento in cui riesce a materializzare il pensiero che hai dentro. Quando trovo le parole adatte, nel momento che uno ti viene... Penna o computer? Penna o computer? Il computer, l'ho scoperto quando ho fatto teatro. Perché, diciamo, una quindicina di anni fa abbiamo cominciato a fare teatro. Il teatro dialettale, ovviamente, perché devono... quello è lì, ci sono il succo della nostra civiltà, la pentola dell'esistenza, nella commedia. No, la commedia è la rappresentazione della vita, è vita. E comunque la commedia è un grande attrattore per conoscere i fatti della gente, la cultura, eccetera. E qui abbiamo il maestro di questa cosa, penso che sia d'accordo. Allora, io avevo fatto molte edizioni, perché purtroppo mi sono smarrito della letteratura cinegetica, di cani, di Beccaccia, eccetera. Libri che hanno avuto grande successo, di 10 edizioni, 6 edizioni, eccetera. Quindi, e ogni volta che dovevo fare una seconda edizione cominciavo a scrivere da capo con tutti i collage, con tutti i bianchetti, con tutto, insomma. Quando poi ho cominciato a fare teatro mi sono servito, perché io scrivevo la commedia e poi la scrivevo magari con la Olivetti, ma poi avevo bisogno di copie. E c'era qualcuno che ovviamente già sapeva mangiare e vedeva che faceva tutte queste cose, trasporti, tagli, spostamenti. E dico, ma quanto sono fessi? E che gli ho fatto del lavoraccio terribile. Allora mi sono munito di computer. Non è che io sto lì a perdere tempo sul computer, però per queste operazioni elementari di scrivere, di modificare, di tagliare, di conservare, di trasmettere, di ricevere, insomma, sono le funzioni essenziali che sono molto, molto utili. Voi che ci fai i giochi col computer, quello non è. Non mi affascia. Vincenzo, tu sai quanto ti stimo e sai in che condizione mi trovi. Io mi chiedevo alcune cose a proposito della cavalla, che noi a Castelluccio ci manca, come sì, da giumento, è un termine italiano. La cavalla, praticamente io sono in mezzo a tutto, sono il più anziano, certamente, e non ho sentito dire in famiglia in quel periodo, perché voglio sapere se è stato il 1936 o 37, infatti la... non c'era mio fratello qua, perché era in Africa per l'ABC. Allora io ho sentito in famiglia sta facendo dai momenti, noi meno hanno rubato i documenti ma è stato un dammadamma, sì, ma aspetta, che tutto un paese sta nella processione questa parte dei cavalli. Tanto è vero che un briatore è andato da mio padre, che era forgiato, a vedere se c'era l'impronta dei ferri dai documenti. C'erano, e su questo un briatore ha cominciato a spingere verso, che poi tu hai parlato del Belvedere, io sapevo Orso Marzo, verso Orso Marzo praticamente hanno trovato i zingari gli zingari,
E se lo sono avevano passato già sì tempo, sì è passato tanto tempo, ma sono ritornato praticamente a Casaluccio. A Casaluccio e tuo padre è stato il capitano, tu invece hai parlato di capitano. Praticamente i bambini si parlavano sempre di questo fatto qua. Dici no, no, ma finalmente il fratello di tuo padre, come si chiama? Ma il fratello, lui e mio padre. No, cioè in due rincorsero. E siamo dal capitano. Il capitano è andato lì insieme a un cognato, a Coluccio. Loro sono andati insieme, loro sono stati gli autori del blitz. Quando poi è tornato a Casaluccio, è tornato come un eroe e si è stato tutto quanto praticamente complementato con l'eroe. E hanno chiamato il capitano tuo padre. Sì, sono arrivato la mattina, sono ritornato dopo un paio di giorni, alle 4 di mattina sono arrivato a casa. E io tutto questo racconto lo so dire ma mi tante volte ed ero presente proprio il 36, io facevo Fulcella, quindi in casa si era parlato di questo e si è proprio, come dire, ringraziata con quelli che i due fratelli, che tuo padre e quell'altro che per cognato, perché erano riuscite a salvarai a Giumento. Perché a Chiumento c'era stata la nevicata, i ferri avevano lasciato le brocche. C'era una salatura di neve. Noi parlate di Maniscalchi, Maniscalchi, a Casaluccio non sono mai venuto, era quello di Normanno. Mio padre era Fabri e Maniscalchi al tempo stesso. Sì. Ci teneva solo a pensare questa faccenda del capitano. Noi parlate capitano, io per capitano intendevo la famiglia vostra, soprattutto Antonio, il tuo padre. Ma il capitano era una faccenda di famiglia, però poi tutti i paesi il capitano ancora anche i nipoti, per esempio c'è mio nipote anche che viene detto il capitano, perché in effetti era un nomignolo che si era messo in famiglia, c'è il nipote, il colonnello, il mio padre il capitano, mio zio, le vostre famiglie, una cosa goliattica. Le vostre famiglie, alle volte ho parlato di contadini, erano tra le famiglie potenti fra i contadini, mentre altri potevano essere potenti sugli artigiani. Quindi se è andata a Umagaro, come chiamavo? Magari si chiamava Egidio. Il tuo nonno? Mio nonno era una dritta, non era Magaro. Era una dritta. Perché il soprannome del mio casato era Inatrit, perché c'era una antenata mia che era piccolina, la chiamavano Anatroccola, capite? Allora Anatrit è una piccola anatra, vedete, la piccolina si assomiglia a Anatrit, cioè una piccola anatra, ma questo non è di scusare che è molto però il fatto è che questo è quello che ci teneva a chiarire la faccenda del capitano. Un applauso alla memoria di Alberto. C'è qualcun altro? La mia è una domanda. Una delle pagine che mi ha colpito di più è quella in cui Lorenzino va a studiare e si trova un mondo povero. Perché i contadini dicono al padre non farlo studiare perché se diventa meglio di te poi non ti guarderà più in faccia. I notabili invidiosi che un figlio di un contadino potesse affrancarsi pure vedono questa cosa di malo modo. Lorenzino riesce a diplomarsi, addirittura a laurearsi. Nel seguito il libro parla di una Maddalena vestita di blu, ma il capitano, il giorno in cui il figlio consegue il diploma, che cosa gli ha detto? E poi qual è stato l'atteggiamento di queste persone che prima criticavano Lorenzo? Non era troppo espressivo il capitano nel manifestare sentimenti. Per lui era una cosa naturale, la parte da scelta, ed era così, accettava tranquillamente. La madre invece era più, la più consapevole di più la sua, però per lei, o
ovviamente non paese, ma il capitano era un piacere, il capitano aveva lo stesso piacere, ma ovviamente non lo manifestava perché il suo universo era la campagna, gli animali che lo abitavano, eccetera. Quindi erano fatti che era accaduto perché aveva fatto una scelta, quindi non era un motivo di esultanza, per lui era la normalità. Quindi, e invece l'atteggiamento delle persone che prima avevano criticato questa scelta è rimasto. Ma le persone, poi le cose si erano cambiate un po' con i tempi, ormai la cosa era fatta, poi le cose la storia cominciava a cambiare, non lo so che sentimenti alimentavano dentro più, io ricordo solo la partenza. E vedi, lo strappo con la tradizione, e poi successivamente la cosa era stata metabolizzata, diciamo. Poi si finisce per accettare, perché poi dopo questo evento del figlio del contadino che era del passare, che va a studiare, poi la cosa si è cominciata a diffondere perché passavano gli anni e quindi erano più persone che andavano a scuola, quindi non c'era più guardia di romani. Poi come la pensavano, sai, bene, possiamo allora chiudere la serata. E tanti gli spunti di riflessione offerti dall'incontro. Ciò che mi preme sottolineare a conclusione appunto di questa serata è che il libro di Vincenzo Celano è un contributo prezioso alla crescita culturale del nostro territorio, un oggetto che non lascia indifferenti, soprattutto perché nasce dalla passione di Vincenzo verso la propria terra, una terra accogliente e materna, eppure spesso ostile e amara, una terra misteriosa da riscoprire e da conoscere, quella del ricordo, ecco, delle proprie radici, ma da conoscere nella sua essenza, che si svela e rivela attraverso l'efficace narrazione di Vincenzo Celano, una narrazione finalizzata a trasmettere alle nuove generazioni la memoria di un passato che sarebbe delittuoso tradire o dimenticare. Grazie a tutti.